Ovviamente è legittimo chiedersi perché l'articolo 41 secondo comma, quando a proposito delle concause cerca di sottolineare in buona sostanza che non tutte le concause devono essere considerate come produttive dell'evento, ma solo quelle che non escludono il rapporto di causalità, operi, se vogliamo, una differenza tra le cause sopravvenute e tutte le altre. Se guardiamo l'articolo 41 primo comma e l'articolo 41 secondo comma, noi ci rendiamo conto che esiste una profonda differenza. L'articolo 41 primo comma, quando parla del concorso di cause, e quindi quando parla delle cosiddette concause, fa riferimento a quelle preesistenti, a quelle simultanee o a quelle sopravvenute. L'articolo 41 secondo comma invece fa riferimento solo alle cause sopravvenute. E quindi è doveroso chiedersi per quale motivo vi è questa scelta del legislatore. In secondo luogo, il secondo comma esclude il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento solo quando, dopo la condotta, si siano verificate delle cause che siano state da sole sufficienti a determinare l'evento. Quindi il 41 secondo comma è definita norma rompicapo perché dobbiamo chiederci intanto che cosa vuol dire con causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, e quindi quando una concausa è da sola sufficiente a determinare l'evento, e in secondo luogo dobbiamo interrogarci su perché il 41 secondo comma fa riferimento solo e soltanto alle cause sopravvenute e non a tutte le altre. Partiamo dalla prima questione dubbia, quella che riguarda il concetto di determinatezza. Vediamo tra un attimo.